Da quando ho pubblicato la video recensione della farina Petra 5063, la domanda più ricorrente che mi avete fatto su Instagram e su YouTube è stata: ma è migliore della Caputo Nuvola? Ecco perché ho deciso di fare un video confronto tra queste due farine che vedete alle mie spalle, ecco qua, la Caputo Nuvola e la Petra 5063, per cercare di evidenziare le caratteristiche di ciascuna. Ho quindi preparato due impasti identici tra loro, al 70% idratazione, li ho stagliati circa 5 ore fa. Vi lascio comunque la ricetta completa e le tempistiche dettagliate nella descrizione del video. Adesso però andiamo a fare le pizze. Dopo 5 ore i due impasti si presentano così. Questo è quello fatto con la Caputo Nuvola e questo invece è quello fatto con la 5063. Sono più o meno simili, anche se quello con la Nuvola mi sembra un poco più rilassato, quindi penso che partirò lavorando la Nuvola. Andiamo a stendere la pizza. Iniziamo con la stesura della Caputo Nuvola. Mettiamo un po' di farina sulla superficie e iniziamo a stendere delicatamente. L'impasto è molto morbido, bello pieno di aria. Ecco qua, la pizza è stesa. Faremo una pizza bianca. Adoro le pizze bianche perché si sente molto il sapore dell'impasto, quindi oggi faccio una pizza bianca. In realtà le sto facendo molte ultimamente. Ok, un po' di mozzarella, un giro d'olio. Possiamo portare la pizza sulla pala. Tiriamo la pizza sulla pala completando la stesura, come vedete. Vediamo una forma il più possibile tonda e andiamo in forno. Voilà. Abbassiamo la fiamma di circa un terzo. Ora si capisce perché sto a maniche corte. Ok, la pizza lì davanti già inizia a gonfiare. Quindi entro delicatamente e la vado a girare. E guardate che bel colore. Già ha fatto un bel colore dorato. La facciamo asciugare un altro poco ed eccola qua, signori, la nostra pizza bianca. Allora, signori, abbiamo messo delle patate. Le ho messe all'uscita perché queste qua le abbiamo precotte prima, soltanto che siccome Annenza le ha precotte un pochino troppo, non volevo farle bruciare all'interno del forno e quindi le ho messe così. Diciamo adesso, che non era più una precottura, era proprio una cottura. Esatto. È stata la cotta proprio. Stiamo mettendo un po' di crema di peperoni. Ecco qua. Ed eccola qua, signori, la nostra pizza con mozzarella, patate al forno così e così, e crema di peperoni gialli e rossi. Un poco di basilico, un poco d'olio e vabbè, questa è la pizza con la Nuvola. Iniziamo a fare la pizza con farina Petra. Allora, passiamo alla pizza con farina Petra. Ok, anche qui l'impasto è molto morbido, lo sento già al tatto. Iniziamo con la stesura molto delicatamente. Anche questo impasto è molto pieno di aria. Non noto differenze particolari alla stesura. Forse la Petra è un pochino più morbido come impasto. Togliamo tutta la farina, come abbiamo fatto in precedenza. E cerco di fare il più simile possibile, ma non sarà facile. Ok, ecco fatto. Passiamo anche qui alla farcitura. Mettiamo della mozzarella. Ecco qua. E portiamo la pizza sulla pala. Tiriamo la pizza sulla pala, in questo modo qua. La stendiamo ancora un po' e la portiamo in forno. Ok, la pizza inizia già a gonfiare. Entro con la pala e guardate qui che colore. Eh sì, sembrava danzare la pizza, come l'avete presa, l'avete accompagnata, mamma mia. Bisogna stare molto attenti quando si alza la pizza in questo forno perché avendo la cupola bassa si rischia subito di fare delle piccole bruciature. L'asciughiamo un cicinin ed ecco qua la nostra pizza con farina Petra. È uno spettacolo come sembra, un Vincenzo. Anche qui è venuta una bella robetta. Andiamo alla farcitura. Allora, anche qui andiamo a mettere le nostre patate al forno e la nostra crema ai peperoni.
Ok, le creme sono state messe, ci serve solamente il basilico. Allora, signori, ecco le nostre pizze. Sono molto molto simili tra loro. Questa qua è quella che abbiamo fatto all'inizio, cioè la Caputo Nuvola. Infatti siamo andati molto più rozzi con le creme all'inizio. Quest'altra invece è quella fatta con la farina Petra. Si sono comportate più o meno allo stesso modo per quanto riguarda la stesura. Forse la Petra era appena appena più morbida da stendere. Adesso vedremo anche la consistenza al gusto. Vabbè, io direi di procedere alla prova del taglio e poi ovviamente alla prova dell'assaggio. Allora, procedo con il taglio della Caputo Nuvola. Ok, perfetto. Allora, questa è la sezione del cornicione nella Caputo Nuvola. Voglio però tagliare anche un'altra parte per vedere, perché questa qua secondo me è più una bolla d'aria, cioè la sezione dobbiamo vederla dai microalveoli. Avere la bolla d'aria si può ottenere con qualsiasi impasto. Ecco, questa già, questo è già più interessante, sì. Ma anche qua preferisco avere una roba più, cioè potrei spararmi la posa e dire guarda, sai che questo pure mi sa che è un piccolo alveolo. No, ma sono alveoli e tutto quanto, ma potrei anche spararmi la posa e dire guardate che bella cosa, però voglio far vedere i microalveoli, sono quelli che contano. Ecco, vedi, questa qua in realtà è la zona che conta. La zona, vedete? Interessante. Comunque completamente asciutta all'interno, quindi va molto molto bene, sì. Molto scioglievole, vedete, si apprezza tantissimo la morbidezza. Voglio tagliarvele ancora, vabbè, anche qua vuoto. Completamente sì, vuoto. Completamente vuoto. Un attimo che continuo. Vabbè, ho capito, mannaggia, guarda qui. Ok, qua è già più interessante. Sì. Sembra una biga praticamente, come piace a voi quegli cornicioni esageratissimi. Ecco qua. E cioè, poi i buchi. Oh, cavolo. Insomma, da una parte tagli, una parte si trova l'alveolo e una parte trovi il buco. Qua abbiamo trovato il buco. Ancora buchi. Buco. Ok, la nuvola si è comportata non bene di più. Guardate qua, signori. Qua un po' più alveoli. Sì, qua sì. Più alveoli. Allora, signori, ecco qui. Non c'è trucco, non c'è inganno. Vi facciamo fare un giro in tutte quante le caverne della Caputo Nuvola. Fai vedere tutte quante. Sì. Dappertutto, praticamente. Se giro, stessa quanta identica cosa. Questa qua è la sezione che abbiamo, la struttura che abbiamo ovunque. Le strutture. Vedete? Sì. Diciamo che oggi la moda inverno offre alveoli alternati a caverne. Allora, signori, io procedo all'assaggio della Caputo Nuvola. Questa farina oramai la conosco benissimo, molto scioglievole. Il gusto è un pochino neutro. Io procedo con la Petra adesso. Andiamo con il taglio. Ok, tagliamo la Petra. Ecco, questa è la struttura che interessava vedere a me. Eccoli sì. Qua. Vedi? Questi sono gli alveoli che mi interessa avere. Anche se sono meno scenografici, in realtà questa è la struttura importante da avere, non la bolla d'aria. Ok, signori, questa invece è la struttura della farina Petra. Il discorso è sempre lo stesso, anche qui è sempre alveolata. Io procedo all'assaggio. Guardate qui che meraviglia. Facciamo fare un giro di nuovo. Consistenza scioglievolissima, cioè guarda qua, hai visto in quanto tempo ho masticato? Sì. Assurdo. La consistenza è molto molto simile, se non è identica a quella della nuvola, cioè nel senso è veramente scioglievole. La differenza secondo me sta nel fatto che la Petra ha un sapore più accentuato, l'avverti di più il sapore dell'impasto al morso. Già nella parte condita avverti il sapore dell'impasto. Buona, tocca a te! Ok, Onnenza, tocca a voi, scegliete pure la fetta di Caputo Nuvola che più gradite. Prego. Sembra di stare al mercato di frutta e verdura. Sì. Scegliete la frutta che preferite, scegliete le volete. Verdure che preferite. Vado per questa, dai. Vai. Mi ispira. Ok. Ottima scelta, signora. Grazie, modestamente. Mamma mia, guarda. Ho saputo scegliere entrambe. Ma voi avete fatto una chiave, che mi preoccupate. Già l'hai caputo, voi lo sapete, è la mia preferita. Io l'adoro. Scioglievole. Morbida, veramente eccezionale. Non voglio andare oltre, voglio assaggiare subito la Petra. Vai per notare Petra. Le differenze. Sì, c'hai ragione. Allora, prendo facciamo questa. Vedere anche qua, struttura presente. Come potete vedere. Ecco la struttura della Petra, anche qui signori, Onnenza sì. Procede all'assaggio. È difficile però, la Petra sembra esaltare ancora di più il sapore anche degli ingredienti della pizza. Eh sì, perché quando c'è una buona base, hai capito? Sì.
crei più l'abbinamento, capisci? Infatti. Rispetto a quando magari c'hai la base un po' più neutra. È la stessa cosa che pensavo anch'io. E veniamo alla domanda iniziale, ossia, qual è la farina migliore? La verità è che non c'è una risposta univoca, perché dipende da cosa cercate in una farina. Le caratteristiche che per me possono essere fondamentali, per altri possono essere marginali o addirittura ininfluenti. Sì, ok, ma quali sono queste caratteristiche? Ve le dico subito. Iniziamo dalla Caputo Nuvola. È una farina che mi piace molto, è molto semplice da utilizzare, nel senso che sopporta bene le alte idratazioni. Io personalmente ci faccio un 75% idratazione, però si esprime bene anche con idratazioni più basse, come un 65%. È una farina che sembra studiata apposta per esplodere all'interno del forno, nel senso che è molto semplice ottenere un cornicione alto ed alveolato, fa quasi tutto lei. Un altro pregio sta nella consistenza dell'impasto, veramente scioglievole, sembra davvero di mangiare una nuvola. Quanto al versante aromatico e gustativo, è una farina molto delicata da quel punto di vista, forse troppo a mio avviso. L'impasto tende infatti ad avere un sapore abbastanza neutro per essere una farina zero, paradossalmente più neutro rispetto a quello che si ottiene dalla Caputo Pizzeria, che è una farina più raffinata, una 00. E passiamo alla farina Petra. Mi piace il fatto che abbia un glutine sufficientemente elastico ma non troppo tenace, il che ci consente di ottenere degli impasti molto morbidi, molto scioglievoli già con idratazioni più basse. Devo dire però che è una farina in grado di reggere tranquillamente delle idratazioni più spinte, come un 70-75% idratazione. Qui però non abbiamo la stessa esplosione del cornicione che caratterizza gli impasti fatti con la Caputo Nuvola. Tuttavia ha il grande pregio di conferire all'impasto un gusto ed un aroma molto intenso. Già mentre impastate potete avvertire dei profumi particolari. Ok, io vi ho esposto quelle che secondo me sono le caratteristiche più rilevanti di ciascuna farina, adesso però sta a voi scegliere quale sia la farina più adatta alle vostre esigenze. Detto questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like, condividete, commentate e se volete potete anche seguirmi su Instagram. Trovate il link nella descrizione del video. Ciao a tutti! Vi voglio bene!